Sì, esattamente, infatti la mia presentazione, diciamo, il titolo ufficiale è Nuovi materiali per nuove applicazioni, però diciamo, il sottotitolo è Come passare da studio di dispositivi plasmonici su isolanti topologici a sparo laser su delle pietruzze, vedo cosa probabilmente ho voluto fare questo sottotitolo. Grazie per la presentazione. Quello diciamo, di cui cercherò di parlare oggi è raccontarvi cosa studio, durante cosa ho studiato in questi anni di dottorato. Io essenzialmente studio i materiali, la scienza dei materiali è una diciamo, branca della scienza molto, diciamo, molto studiata, molto approfondita. Qui faccio vedere alcune copertine di riviste scientifiche molto note che si stanno occupando di materiali. E cercherò di spiegarvi in maniera più semplice possibile e comprensibile, però vi prego di farmi domande e fermarmi insomma, se avete dubbi su quello che dico. Cercherò di spiegare perché è utile studiare i materiali e anche come si studiano materialmente. Allora, perché insomma, innanzitutto la scienza dei materiali è una cosa antichissima per storia, cosa per dire, tant'è che addirittura insomma, noi sappiamo bene, si parla di età della pietra, età del bronzo, età del ferro, insomma questo altro non è che esseri umani che utilizzavano materiali diversi in base alle loro caratteristiche per diciamo, costruire armi, utensili e così via, quindi insomma è una scienza abbastanza antica. Perché studiamo i materiali? Perché i materiali sono ovunque, la risposta è abbastanza ovvia, tutto ciò che utilizziamo è fatto che utilizziamo ogni giorno, tutti i nostri oggetti macroscopici sono fatti di materiali. E diciamo la scelta di questi materiali non è mai casuale e quindi è importante studiare le proprietà dei materiali per provare a capire quali sono le possibili applicazioni per le quali utilizzare questi materiali e viceversa diciamo la parte esiste anche diciamo una biunivocità nel senso che a seconda di ciò che ci serve no? Cosa richiede la tecnologia, le applicazioni cosa richiedono si ha studio di nuovi materiali, la ricerca di nuovi materiali quindi a seconda delle proprietà si cerca di sintetizzare, costruire, inventare proprio nuovi materiali. Quello che è importante capire e che vorrei spiegare in questa relazione è che le proprietà macroscopiche dei materiali, quindi ad esempio se conducono elettricità, se conducono calore, se sono lucenti o meno, se quanto sono duri e così via, dipende da caratteristiche microscopiche, cioè da quello che sta avvenendo microscopicamente all'interno del materiale. E quindi insomma questo è il concetto che cercherò di far passare. Prendiamo un esempio, un materiale qualunque, non fermo qualunque, prendiamo un diamante. Insomma, se lo vediamo, questa è una foto di un diamante, diciamo, a livello macroscopico, se andiamo a vedere un po' più da vicino come è fatto questo diamante, scopriamo che in realtà al suo interno è costituito da un reticolo cristallino, no? Questo è probabilmente un concetto che già in molti hanno sentito. Quindi un reticolo cristallino in cui ci sono, diciamo, atomi posizionati in determinate posizioni, in particolare nei cristalli queste posizioni sono ordinate, quindi muovendoci di una certa quantità ritroviamo esattamente la stessa struttura e così via, però non è sufficiente questo. Se andiamo a guardare ancora più da vicino, scopriamo che in realtà questi, diciamo, questi singoli mattoncini dei reticoli cristallini sono fatti di particelle ancora più piccole, quindi sono fatti in particolare da ioni, cioè da nuclei, quindi neutroni, protoni e sono circondati da una nuvola elettronica, no? Per questo forse è un concetto che insomma magari avete già sentito. E quindi ecco come si comportano questi ioni, questi elettroni, sia per quanto riguarda la loro carica, sia per quanto riguarda lo spin e così via, a livello microscopico determina le proprietà del materiale a livello macroscopico. Vediamo alcuni esempi. Per esempio, abbiamo visto gli ioni cariche. Gli elettroni sono questi, non si vede molto bene, ma sono diciamo questi pallini gialli verdini. Ad esempio, se all'interno del nostro materiale esistono elettroni che sono non legati allo ione, cioè al nucleo dell'atomo in qualche modo, e alcuni stanno su queste orbite, in qualche modo sono forzati a girare attorno a queste orbite, altri non lo sono, quindi vedete alcuni esempi. Se esistono tante cariche libere all'interno del nostro materiale, il materiale si comporterà come un metallo, no? Quindi che significa che gli elettroni sono già liberi, quindi basta un campo elettrico anche piccolissimo, debolissimo per spostarli, no? Da una parte all'altra. Invece abbiamo il caso degli isolanti in cui gli elettroni sono per lo più tutti quanti legati alle orbite degli ioni, no? Quindi ci sono magari alcuni casi sparsi di elettroni liberi, però per lo più il comportamento è invece isolante. Quindi abbiamo visto ad esempio elettrone libero e elettrone non libero, diciamo determini la proprietà conduce elettricità, non conduce elettricità, no? Questa è la differenza base tra un metallo e un isolante.
Un altro tipo di eccitazione di comportamento all'interno del materiale è quello della vibrazione reticolare. Cioè i nostri ioni del reticolo, quindi quelli che abbiamo visto nella slide precedente, ordinati, possono in realtà oscillare, cioè sono in posizioni fisse, tendenzialmente sì, ma possono anche oscillare intorno alla propria posizione di equilibrio, ma qui ne rappresento un esempio. E queste vibrazioni reticolari sono importantissime per determinare le proprietà, in particolare che riguardano la diffusione del calore, quindi il trasferimento da una parte all'altra di calore, no? O la diffusione del suono. Quindi è chiaro che, per esempio, esistono materiali che prendiamo una barra di metallo, la scaldiamo da un lato, sappiamo benissimo che il calore si propaga molto rapidamente dall'altro lato. Altri materiali sono termicamente isolanti e quindi se li scaldiamo da un lato ci mettono più tempo. E questo è fondamentale. Pensate a una navicella spaziale che deve rientrare, no? Deve attraversare, diciamo, l'atmosfera. Sappiamo che c'è un attrito fortissimo che di fatto fonderebbe moltissimi materiali, no? Però all'interno ci sono i nostri astronauti che, insomma, avremmo stessero una temperatura accettabile. Quindi l'isolamento termico, per esempio, è una cosa fondamentale e riguarda il movimento degli ioni all'interno del reticolo. Un altro tipo di proprietà può essere le onde di spin. Quindi sappiamo che gli elettroni non hanno soltanto una carica assegnata, ma hanno anche uno spin che è legato, diciamo, in qualche modo al momento magnetico dell'elettrone, e anche gli spin stessi possono avere delle eccitazioni e determinare in particolare proprietà, ovviamente, legate al magnetismo, insomma. Io quello che studio sono altri tipi di eccitazione ancora, quindi non sono né i fononi, che sono le vibrazioni reticolari, né i magnoni, che sono le vibrazioni di spin, ma studio i plasmoni. Come notate, insomma, c'è questo suffissone che riguarda queste che si chiamano quasi particelle. Studio i plasmoni. Allora, i plasmoni sono oscillazioni di carica all'interno dei materiali, ok? Quindi, per esempio, diciamo, un caso semplice da capire è: supponiamo di avere un materiale e di poterlo fabbricare con una determinata forma. Ok, quindi prendiamo per esempio un metallo e facciamo una piccola sfera di metallo, molto piccola, diciamo dell'ordine del nanometro o micron, quindi siamo un millesimo di milionesimo di metro, per esempio, no? Oppure un milionesimo di metro. Supponiamo di mandare un'onda elettromagnetica, no? L'onda elettromagnetica è composta da un campo che oscilla, no? E supponiamo di mandarla su questo metallo. Nel momento in cui l'onda incide sul metallo, ci sarà uno spostamento di cariche del metallo, le cariche libere, no? Da una parte o dall'altra della nostra sfera, ok? E questa qui avrà un modo oscillatorio, nel senso che le cariche prima si sposteranno tutti più da una parte che dall'altra e poi inizieranno a oscillare, no? Sulla nostra particella. E quindi, diciamo, avere queste cariche appartenenti al metallo che oscillano interagendo con la luce, no? Con il campo magnetico, il campo elettrico della luce, diciamo, dà origine a questa particella che si chiama plasmone, no? Plasmone localizzato. E perché è importante questo plasmone? Perché quando noi facciamo incidere la radiazione su queste particelle, ciò che succede è che l'energia trasportata dalla radiazione si trasforma in questa energia di oscillazione delle particelle, ok? Allora, se noi è importante dire che la radiazione luminosa, diciamo, è soggetta a delle forti limitazioni. Cioè, noi sappiamo per le leggi dell'ottica che non possiamo comprimere la luce al di sotto di metà della sua lunghezza d'onda. Cioè, sapete, la luce è un'oscillazione, la lunghezza d'onda è la distanza tra due massimi, no? E non possiamo comprimere il fascio luminoso al di sotto della metà di questa lunghezza d'onda. Questo si chiama limite di diffrazione. È una grossa limitazione, perché se pensiamo ai microscopi, sappiamo che magari vorremmo vedere oggetti piccolissimi, no? Come singole cellule e così via, e con la luce visibile non possiamo, perché non possiamo andare al di sotto della metà della lunghezza d'onda, e spesso diciamo, non basta purtroppo per vedere singole molecole o singole cellule e così via. Quindi la luce è limitata dalla linea di diffrazione. Se però noi riusciamo a trasferire l'energia all'interno di queste particelle, e queste particelle sono anche più piccole del limite di diffrazione, possiamo effettivamente confinare l'energia luminosa in una distanza che è minore del limite di diffrazione. Quindi diciamo, possiamo in qualche modo strizzare la luce, l'ho chiamato, diciamo, in maniera, diciamo, comprensibile. Quindi possiamo strizzare la luce più di quanto si può fare con delle normali lenti o normali, appunto, componenti ottici. Questo è molto importante perché pensiamo ad esempio a cosa può servire strizzare questa luce con i plasmoni. Allora, quindi faccio vedere un grafico.
che riguarda la... parliamo di tecnologia, diciamo, e dei normali componenti elettronici che usiamo, che fanno parte dei nostri telefoni, dei nostri computer e così via, no? Allora, forse molti sanno che, diciamo, la base di tutta l'elettronica odierna si basa essenzialmente sul transistor, no? Che è un componente elettronico che permette, fa sia da switch, quindi on-off, sia permette di amplificare segnali e così via. E qui il transistor in questo grafico si chiama il passato, ok? Perché è il passato? Il transistor ha delle dimensioni dal micron al millimetro, diciamo, il più piccolo è di 23 nanometri, quindi un po' più piccolo di un micron, quindi stiamo parlando di un milionesimo di metro attualmente, e lavora con delle velocità che vanno fino al gigahertz. Quindi, diciamo, è un oggetto che è molto piccolo, cioè non è, insomma, in passato non era molto piccolo, e che lavora fino a certe velocità. Tutta l'elettronica, diciamo, computer, telefoni, si è basata su questo oggetto. Però col passare degli anni, ovviamente, quello che si è cercato di fare è diminuire la dimensione del transistor, perché chiaramente se noi diminuiamo la dimensione del transistor, quello che prima entrava in un computer di 5 metri per 5, se riusciamo a diminuire di un fattore 10 la dimensione del transistor, possiamo comprimere il nostro computer. È quello che sta succedendo, no? Noi assistiamo a computer sempre piccoli, perché stanno riuscendo a diminuire la dimensione del transistor, ok? Quindi è un oggetto, il miglior transistor adesso è di 23 nanometri, quindi è un oggetto che ha delle dimensioni molto piccole, ottimo, perché ne possiamo mettere di più dentro al nostro computer, che vuol dire che il computer va più veloce, no? Cioè, meno dimensione vuol dire metto di più, vuol dire che il computer va più veloce. Però cos'è? Con quali problemi ha? Innanzitutto le perdite. Cioè, sappiamo benissimo che i nostri device elettronici si scaldano, no? Cioè il computer si scalda, il telefono si scalda, quando qualcosa si scalda sappiamo che sta perdendo energia. Quindi le forti perdite energetiche, oltretutto dobbiamo raffreddarlo, quindi comporta anche, no, ulteriori, diciamo, componenti per il raffreddamento. E oltretutto è un sistema che non è molto veloce, perché, diciamo, il transistor si basa essenzialmente sullo spostamento di elettroni, ok? Distanze piccole, però sono sempre elettroni, quindi sono particelle che hanno una massa per quanto piccola ce l'hanno. Quindi funzionano, diciamo, fino alla velocità, fino a circa il gigahertz, che sarebbe 10 alla 9 secondi al meno 1. Forse avete sentito parlare dei nostri computer, quanto va veloce il computer, no? La memoria e così via. Insomma, avete sentito che arrivano fino al gigahertz. L'altra cosa che si può fare è provare ad aumentare la velocità, perché i transistor sono lenti. Ah, aumentare la velocità è stato fatto con le fibre ottiche, no? Molti di noi a casa hanno internet o attraverso, insomma, le fibre ottiche. La fibra ottica perché è più veloce? Perché si basa sulla luce, no? L'informazione è trasportata attraverso la luce, e sappiamo che la luce è ciò che di più veloce ci possa essere. Quindi da questo punto di vista non ci possiamo lamentare. Quindi le fibre ottiche aumentano molto la velocità, quindi vedete, poniamo in questa parte del grafico dove la velocità a cui operano è più alta, però non riusciamo a diminuire la dimensione. Perché non riusciamo a diminuire la dimensione? Per quello che ho detto prima, per i limiti di diffrazione. Sotto una certa dimensione la luce non la possiamo strizzare con l'ottica, le fibre ottiche sono fatte di componenti ottici, insomma, e quindi non riusciamo a farlo. Però ha anche il vantaggio di avere le perdite limitate, questo invece è positivo. Allora, se costruiamo un computer, costruissimo un computer di fibra ottica, sarebbe circa 100 volte più grande. Non andrebbe veloce, però sarebbe circa 100 volte più grande un computer attuale, quindi evidente che non può essere questa la strada. Strizzare la luce attraverso la plasmonica potrebbe servire a costruire, diciamo, a combinare la velocità della luce a livello di trasporto dell'informazione, però allo stesso tempo la piccola dimensione, perché la dimensione è determinata dalle nanoparticelle, dalle nanostrutture, no? Su cui facciamo oscillare il nostro plasmone, quindi le nanostrutture metalliche, e quelle si possono effettivamente diminuire, e la tecnologia sta molto andando avanti in questa direzione. Ora, la seconda parte, rapidamente, della presentazione dovrebbe riguardare il come misuro queste proprietà dei materiali. Questa immagine, diciamo, si riferisce a ciò che mio padre dice sempre quando torno a casa dalle misure: ma ci hai messo una settimana per fare una misura, veramente, mi guarda col metro, come lì, cioè, perché ci hai messo una settimana per fare una misura, insomma. No, esattamente, queste cose non si misurano con un metro, lo chiariamo una volta per tutte, la tecnica per misurare è abbastanza standard, cioè prendiamo un materiale e ci lanciamo sopra una sonda, quello che gli chiamo probe, una sonda. Quindi c'è una sorgente che produce una sonda e va sul materiale. La sonda interagisce col materiale ed esce dal materiale stesso, e noi andiamo a vedere come si è modificata attraversando il materiale. È abbastanza semplice lo schermo.
Ora, la sonda la possiamo scegliere a seconda delle proprietà che vogliamo misurare. C'è una sonda che deve rivelare anche le proprietà magnetiche, sì, no, quelle reticolari, sì, no. Insomma, a seconda delle proprietà che vogliamo misurare, scegliamo una sonda diversa. Io uso fotoni, quindi uso luce, quindi per questo dico sparo un laser. Lo sparo in realtà un laser, ma sparo una luce anche con uno spettro più ampio, diciamo. E faccio quindi spettroscopia infrarossa. Quindi la luce che utilizzo è infrarossa. Avrete forse sentito parlare dello spettro di radiazione elettromagnetica. La luce che noi vediamo è visibile, per questo si chiama visibile, perché la vediamo o viceversa. Un po' andando un pochino a lunghezze d'onda maggiori, quindi energie un po' più basse, abbiamo l'infrarosso, che è quello che utilizzo io. Questo è il tipico strumento, quindi non è un metro, ma questo è il tipico interferometro che misura le proprietà dei materiali. Vediamo rapidamente come funziona. Come dicevo prima, qui ho una sorgente, il fascio luminoso viaggia attraverso specchi e così via, e arriva qui, nel verde c'è il campione, attraversa il campione e arriva sul detector, che è questo rosso. Ok? Arriva e mi misura questa quantità che si chiama spettro. Quindi ho la frequenza, che poi è l'inverso della lunghezza d'onda, come potete vedere come 1 sulla lunghezza d'onda, scusate, è un'intensità dello spettro, che insomma le unità sono arbitrarie in questo caso, quindi per il terzo qui, per il terzo qui c'è. Tengo il campione perché voglio sapere, voglio misurare come è cambiato passando dentro il campione, quindi devo togliere il campione per sapere come era prima. Tolgo il campione e prendo un'altra misura senza campione, che è questo spettro rosso, vedete? Allora li guardo, diciamo, guardandoli così magari è difficile accorgersi delle differenze. Se li divido l'uno per l'altro, scopro questo andamento qui, ok? Questo è il tipico spettro di trasmittanza, cioè luce che passa sul campione, che viene trasmessa dal campione, su luce che era incidente sul campione, quindi quella senza campione, diciamo. Lavoro dello spettroscopista è anche interpretare questo risultato. Quindi, per esempio, io guardando questo spettro vedo questi due picchetti e diciamo, mi aspetto che questo materiale, questi due picchetti, abbia delle vibrazioni reticolari. Questi, infatti, questi qui sono due fononi del materiale, ok? Quindi qui la luce non passa, vuol dire che qualcosa sta succedendo al mio materiale che assorbe la luce. E in questo caso è una vibrazione reticolare. Oppure, ad esempio, posso vedere questo fondo, invece, al di là di questi due picchi, questo grosso fondo. Questo fondo cosa mi indica? Che andando verso frequenza zero, che è come dire energia zero, sto eccitando comunque degli elettroni, che vuol dire che il materiale metallico, è quello che dicevamo prima, se ci sono degli elettroni liberi, basta pochissima energia per farli muovere. Allora, se viene un andamento del genere, diciamo, lo riconosco e dico, questo mi sta indicando che il materiale è metallico. Quindi io da questa misura dico, materiale metallico e ha due vibrazioni reticolari in questo range. Non so se più o meno si capisce qualcosa, però spero che sì. Ultima slide è soltanto per far vedere come effettivamente i plasmoni si vedano. Non sono una cosa inventata. Qui abbiamo anche degli spettri, cioè abbiamo la lunghezza d'onda sull'asse X, e qui abbiamo una quantità, diciamo, che è l'inverso di quello che ho fatto vedere prima. Cioè dove c'è un picco c'è un assorbimento in questo caso. E vediamo che utilizzando varie nanostrutture, come dicevamo prima abbiamo visto l'esempio della sferetta, questi sono dei piccoli bastoncini, ok? Utilizzando diverse nanostrutture riusciamo a eccitare diverse oscillazioni plasmoniche. L'oscillazione plasmonica è data dal picco, perché nel punto del picco vuol dire che la luce non sta passando, ma viene appunto in qualche modo usata per eccitare questo plasmone. Quindi per concludere, diciamo, ho tentato di spiegare perché è importante la plasmonica. Moltissimo lavoro si sta facendo per cercare di andare sempre più al di sotto delle linee di diffrazione. La cosa che dico, per esempio, è quanto piccoli riusciamo a fare queste strutture metalliche su cui fa risuonare il plasmone, per l'appunto. Allora, in questo qui la litografia, che sta migliorando moltissimo negli ultimi anni, è determinante. Cioè una litografia che mi può portare a diminuire sempre di più la dimensione della struttura, e mi può portare sempre di più a confinare la luce, quindi sempre di più a strizzarla al punto tale da avere noi appunto possibili computer basati su questi meccanismi. Oltretutto sono cose più esotiche, tipo strutture 3D o così via. E vabbè, spero di non avervi annoiato troppo e vi ringrazio dell'attenzione.